conferiscono della gara disputata domenica. Questo è proprio il gol durante il primo tempo che ha portato in vantaggio la squadra di casa del Corigliano. Questa invece è la grossa opportunità che ha avuto il Corigliano nel secondo tempo, proprio al 19esimo. E erano in tre praticamente in vantaggio numerico contro un solo difensore del Martina. È stato Mingrone a mancare l'appoggio decisivo. Fortunatamente Fortunatamente per noi, non è dobbiamo dire, sì. riuscito a... Questo invece è il Martina che in chiusura di secondo tempo preme sull'acceleratore, e questo è un fallo, a nostro avviso, da Tergo, Clamoroso. subito da Malafronte. L'arbitro inspiegabilmente non concede né dà l'ammonizione per simulazione all'attaccante martinese. Questa è invece un'altra azione, sempre quella di prima praticamente, che ci fa rivedere questo fallo, o presunto tale, che avrebbe subito l'attaccante martinese. Questa è una bellissima punizione battuta dal capitano Arcese, che gli ha fatto guadagnare il premio per questa settimana. È Ecco. stata anche molto bella la deviazione, che è stata di Nistri. Ma prodigioso è stato anche l'intervento del portiere Giorgianni. Giorgianni del Corigliano. Questa invece è una conclusione di tritta di poco a lato. Come vedete, ha avuto parecchie opportunità il Martina per potersi già portare sul pareggio. Invece è addirittura un difensore, è precisamente Leonardo Montesanto. Montesanto, che prende di contropiede la sua stessa retroguardia e scavalca lo stesso portiere con questo goffo intervento difensivo. Attaccato da E Crisafulli. comunque dobbiamo dire che il difensore era pressato dalla corrente Crisafulli, che era pronto alla deviazione. Fatto sta che il Martina aveva pareggiato quindi già al 28esimo, quindi grazie a questa autorete, e ha avuto praticamente un quarto d'ora di tempo per ribaltare il risultato. Però c'è stato Che questo increscioso episodio ha fatto surriscaldare gli che ha animi. fatto surriscaldare gli animi, anche c'è stato qualche strascico poi negli spogliatoi, e Anche il pubblico. praticamente l'arbitro comunque ha deciso per la doppia espulsione, e sono stati allontanati il giocatore numero 15, Manno, che era appena entrato, e il difensore De Biase, per reciproche scorrettezze. Il Martina comunque staziona costantemente nella metà campo del Corigliano. Negli ultimi minuti decisivo è stato proprio questo retropassaggio, lo vediamo, di Mingrone. Mingrone lancia questo suggerimento verso i compagni, però è più lesto Crisafulli a seguire la palla, a credere proprio in questo pallone. Imperioso il suo scatto, ma decisivo anche il suo tiro, deciso anche nel piazzare la palla sul palo più distante. E quindi Dopo tanta sfortuna che ha avuto questo inevitabile giocatore in la questo campionato. capitolazione del portiere. Come diceva l'amico Finalmente un Stefano, gol pesante. è un gol che ha cercato tanto Crisafulli, che dobbiamo dire lo ripaga un po' di amarezze patite durante il campionato. Fatto sta che questo gol è stato veramente decisivo e potrebbe significare la salvezza del Martina per l'importanza dei 3 punti conquistati proprio sul terreno di Corigliano. Erano le immagini, lo ripetiamo, festose del finale di Corigliano-Martina, gara finita per 2-1 in favore della nostra squadra.